benvenuti amici in questo nuovo video. Sto facendo finalmente la ristrutturazione di questo maledetto vialetto che c'è tra il viale centrale della casa e la rampa per scendere giù i box. Non mi piaceva perché era stato fatto con queste mattonelle bruttissime e lo voglio fare esattamente come gli autobloccanti che ci sono nel viale principale. Quindi smantelliamo tutto grazie al demolitore Vevor. Adesso distruggeremo il massetto che c'è qua sotto. Vi faccio vedere come è stato costruito questo vialetto. Ok, adesso con una cazzuola volevo recuperare, per non far troppo macello, tutta questa sabbia qua. È stato messo più o meno 1-2 dita di sabbia qua per sostenere queste piastrelle. Volevo recuperarla appunto in dei secchi, dopodiché iniziamo a smantellare sto massetto. Ok raga, abbiamo pulito tutto, rimosso tutta la sabbia da questo battuto. Adesso dobbiamo decidere quanto fare largo questo vialetto e quindi di conseguenza andare poi a rompere qua per andare a mettere i cordoli nuovi che abbiamo comprato. Allora, ho deciso di farlo largo 175-176, ho messo un chiodino lì, un chiodino dall'altra parte. Adesso tiro il filo con il gesso e tac, segno la riga esattamente dove devo andare a rompere il massetto che c'è in più. Allora, tiriamo qua il filo con il gesso viola. Vi piace il gesso viola? Dov'è il chiodino che ho messo io? Il chiodino che ho messo io è qua. Facciamo così, lo appoggiamo e facciamo un bel tac. Non si vede una cippa perché ho messo poco gesso. No, vabbè, io lo vedo, nel video voi non lo vedete, ma qua si vede. Ok, almeno so dove devo andare a spaccare. Boh, fatto quindi il segno, io prendo il mio bellissimo demolitore della Vevor e inizio a spaccare tutto. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Adesso andiamo all'ecocentro a smaltire i primi 3 bidoncini di macerie. Allora ragazzi, dopo aver fatto secchi e secchi di macerie, questo è il risultato. Siamo riusciti a liberare il ferro dall'armatura. Adesso andiamo a tagliare con la moletta questi ferri qua e io ho appoggiato un attimino velocemente i cordoli perché ero curioso di vedere un attimino il risultato finito. Di qua guardate, tutta la terra con i ferri da tagliare. E i cordoli purtroppo erano da 1 metro l'1, quindi 1, 2, 3, un pezzettino di cordolo, perché questa lunghezza qua è 3,30 m, devo sacrificare un cordolo e tagliarlo a 30 cm per andare a parare la misura che mi serve. Ok, in questo punto qua il cordolo inizia a salire, quindi fin dove c'è il ferro utilizzo lo stesso per riarmare, mentre qua invece vado a tagliare, zappo un po' perché vorrei che questo cordolo qua arrivi a filo, invece come vedete è un po' più alto rispetto al cordolo vecchio della casa.
Allora, piazzato il terzo cordolo, ci manca poi, dobbiamo fare un pezzettino di cordolo lì. Li ho più o meno allineati tutti. E direi che come altezza rispetto alla riga anche ci siamo. Adesso con questo disco da taglio andiamo a tagliare l'ultimo pezzo di cordolo per concludere la linea da 3,30 m. Ok, vediamo se entra. Perfetto raga, affilo con questo, poi adesso correggiamo l'allineamento di tutti i cordoli, però direi che i pezzi a misura ci sono. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta... Allora ragazzi, ho ripulito bene tutta la zona. Ho i cordoli tutti in linea, sono semplicemente appoggiati, adesso poi li punteremo. Qua ho tagliato tutti i ferri in eccesso, adesso quei ferri lì magari li piego in su per mantenere, per dare un ulteriore supporto ai cordoli. E poi ho notato una cosa, che è inutile che io smantelli tutto questo massetto, perché ho bisogno soltanto di un due dita di sabbia sotto a San Pietrino. Quindi adesso, siccome è in discesa, ed in questo punto qua scende, più o meno da questa altezza qua, quindi a 20-30 cm da questo cordolo qua, io rompo leggermente il battuto in modo tale da raccordarmi con la superficie del cordolo esterno. I'm always learning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Allora raga, ho fatto anche una piccola traccia perché vorrei passare in questa zona del giardino acqua e corrente, quindi ho rotto un pochettino e adesso passo il tubo dell'acqua e un pezzo di tubo di corrugato che lascerò lì libero. Ok, lì lo passiamo sotto al cordolo ovviamente e poi a fianco, anzi io lo metterei sopra il corrugato della corrente. Adesso ricopriamo con della terra questi tubi qua. Direi che è venuto un bel lavoretto, dai, mi ha scavalcato dall'altra parte, adesso poi li andrò a riempire con della terra. Niente ragazzi, pulisco qua le macerie e ci vediamo domani mattina. Allora ragazzi, continuiamo il lavoro, è circa più di una settimana che sta piovendo costantemente, sappiamo tutti che c'è stata anche l'alluvione in Emilia Romagna. E purtroppo sono stato fermo con i lavori, anche se io risiedo in Piemonte, ma anche qua ha piovuto giù di brutto. Allora, in questi giorni non ho toccato per nulla i cordoli, ho soltanto provato ad appoggiare gli autobloccanti per vedere più o meno
che la misura arrivasse al filo del cordolo per cercare di evitare i tagli. Adesso prepariamo sabbia e cemento e fissiamo i cordoli. Tempo permettendo, perché anche oggi non è che sia proprio uno spettacolo, andremo a fare un taglio su questo cordolo, in questo punto qua, giusto per abbassarlo un po', e lo faremo sempre con il nostro disco da taglio. Carichiamo più o meno di un centimetro e mezzo, facciamo un segno con un chiodo, ok, tagliamo. Ok, presenta veramente bene. Adesso stendo un filo da questo punto all'estremità del cordolo per avere un piano perfetto di riferimento per fissare sti maledetti cordoli. E niente, raga, alta tecnologia laser. Secchi, perché siccome sono scarso a miscelare tutte le volte, vedete, in questo momento è molto liquida, ho la possibilità tranquillamente di andare a prendere ancora del preparato e versarlo. Verifichiamo che rispetto al filo siamo perfettamente in linea e direi che ci siamo. Andiamo da quest'altra parte. Mamma mia, che geometria, ragazzi! Adesso qua il cratere è bello profondo, quindi preparo molta più mista tra cemento e sabbia.
ragazzi, stiamo andando fortissimi. Ci siamo, eh? Dai, per essere la prima volta va benissimo, a me piace così. Poi comunque ragazzi, è un cordolo di un giardino, non è che deve essere una riga per fare disegni di geometria. Ok, facciamo ancora la base per l'ultimo pezzettino, dopodiché abbiamo chiuso. Ok. Allora ragazzi, direi risultato super eccellente. Per le mie manine va più che bene. Adesso andiamo a ricostruire il piano. Vabbè, ovviamente blocchiamo meglio i cordoli, ma poi mi tengo basso perché poi andiamo a ricostruire il piano dove andremo a mettere gli autobloccanti. Allora, abbiamo quasi ricostruito tutto il piano. Ovviamente siamo stati più bassi, ma anche soltanto quel tratto lì andiamo ancora a riempire il bugnolo di sabbia. Brava, ancora un pochino. Vai, tira su. Op, piano piano, non ti far male. Brava, che dite ragazzi, basta questa sabbia qua. Allora ragazzi, abbiamo terminato il piano. Quindi abbiamo ripreso tutto ciò che avevamo rotto col demolitore. Abbiamo rinforzato qua dietro sui cordoli. Adesso puliamo un attimino tutta questa zona qua. Allora ragazzi, pensavo di recuperarlo con la geolite, ma alla fine ci ho ripensato, mi hanno dato coraggio, lo demolisco e lo faccio identico con gli stessi cordoli. Quindi prendiamo la belva e spacchiamo tutto. Ok, ho sbancato via tutta la terra, ho rotto tutto il muretto e sono andato a comprare 3 cordoli nuovi. Dai raga, non si poteva vedere questo muretto, era tutto rotto. Adesso tagliamo tutti i ferri dell'armatura che tiravano su quel muretto marcio con il disco da taglio e la moletta che sono andato a prendere. Il disco usiamo questo qua, facciamo il cambio disco e tagliamo i ferri, anche perché può ribucarmi i piedi. Ok ragazzi, dopo un po' di prove fatte ho tracciato quella linea lì, è quella dove bisogna appoggiare il cordolo. Ho notato però che appoggiando il cordolo questa altezza qua è esattamente identica a quella opposta che abbiamo fatto prima, quindi vuol dire che inizierò a rompere più o meno da qui in poi per scavare e interrare man mano i cordoli per arrivare a filo dell'ultimo cordolo lì. Quindi mi tocca rompere tutta questo dentino qua. Allora ragazzi, ho piazzato provvisoriamente il filo come dall'altra parte perché almeno so quanto devo andare ancora a mangiare per interrare il cordolo. Ok ragazzi, ho presentato quindi il secondo cordolo, più o meno ci siamo con lo scavo. Scavo l'ultimo pezzettino e presento l'ultimo. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultimo cordolo che ovviamente è semplicemente da rifilare di almeno 2 dita. Ho fatto il segno, adesso cambio il disco e lo taglio a misura. Li ho quindi presentati tutti e 3 così, e dopodiché possiamo iniziare a fissarli come gli altri. Ok, abbiamo fissato completamente i cordoli. Ok ragazzi, ho fatto sabbia e cemento, adesso vado a fare
due punti di riferimento per poi fare una specie di fascia. Vorrei fare un massetto per appoggiare questi autobloccanti e venire giù. Non l'ho mai fatto, quindi mi hanno detto di prendere due punti, di fare l'orizzonte. Proveremo insieme a farlo. Allora, il battuto non so se mi può servire più di tanto, preferisco fare una posa man mano che vado avanti, perché qua è tutto irregolare e poi vorrei seguire il filo del cordolo fino ad un certo punto, poi iniziare la discesa. Quindi pensavo di fare un massetto in piano, ma in realtà non è così, quindi man mano che li poserò butterò il cemento e controllerò che sia praticamente tutto in bolla, un autobloccante con l'altro. Sono arrivato fino qua, è tutto quanto in bolla rispetto al cordolo frontale e un pezzo fino al cordolo laterale, dopodiché inizia la lunghissima discesa. Allora ragazzi, sono arrivato a questo punto qua, direi più che soddisfacente il risultato. Combinazione, il tempo è nero, quindi io ritiro i ferri e continuo domani mattina. Sono sceso fino in fondo per vedere un po' dove chiudevo rispetto al cordolo inferiore e direi che ragazzi ci siamo. Ovviamente c'è da fare il taglio finale che ho appena fatto, entrambi i lati, continuo questa zona centrale. Allora ragazzi, sto facendo gli ultimi jolly a finire e direi che siamo quasi arrivati al termine, manca questa zona qua ancora. Siamo arrivati all'ultimo San Pietrino di tutto il mosaico. Forse abbiamo troppo cemento. Vediamo un po'. Ok, togliamo tutti gli sfridi, buttiamo la sabbia e vediamo il risultato finale. Allora, adesso buttiamo la sabbia fine per aiutare gli autobloccanti a bloccarsi, per farle entrare bene nelle venature. Ti faccio vedere da vicino, guarda, vedi che si formano i micro buchi. Man mano che la sabbia scende bisogna farla andare tutta fino giù. Passeranno giorni, poi magari si potrebbe anche bagnare con dell'acqua. Adesso aspettiamo, perché magari abbiamo il cemento sotto gli autobloccanti ancora un po' fresco. Abbiamo voluto fare un battutino di sabbia e cemento giusto perché non avevamo spazio, questi qua andrebbero posati su un lettino di sabbia, non avevamo spazio, avremmo dovuto rompere tutto il massetto e il pavimento che c'era, non volevo, e quindi li abbiamo praticamente come se fossero incollati. Adesso con la sabbia aiutiamo il bloccaggio tra di loro.
Ed eccolo qua il risultato finale. Abbiamo buttato la sabbia, quella grana fine. Abbiamo continuato a scappare in modo tale che tutta la sabbia penetri nelle fughe tra un autobloccante e l'altro. Vedete che è venuto veramente un ottimo lavoro. Se vi ricordate com'era prima, con quelle piastrelle bruttissime inizio video. Questo video quindi finisce qui, è stato forse un po' lunghetto, ma ne valsa la pena. Se ancora non l'hai fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la notifica delle campanelline, così ti arriveranno tutti gli avvisi dei prossimi video che usciranno. Metti un like, condividi e noi ci vediamo come ogni martedì sera alle 21:30 con un nuovo video. Ciao raga!